E bella a tutti mozzarelloni, io sono Cipo e questo nuovissimo video ragazzi. Oggi siamo qui in questo nuovissimo video, episodio del Monday With. Ditelo voi. Esatto, Cipo. Non Tony Game, Cipo. Ragazzi, questo qui è l'ultimo Monday With Cipo, probabilmente di agosto. Penso che questo gli uscirà di agosto, non lo so. Ragazzi, non ci sto più con la testa, fra esami e altro, capitemi. Comunque appunto, l'ultimo Monday With Cipo comunque per tanto tempo, perché a parte che fra poco parto per le vacanze, ma poi ragazzi iniziano anche gli esami, cioè non è che iniziano gli esami, però si inizia a pensare sul serio agli esami, perché già adesso che sono il 28 luglio, capito, manca un mese e la testa comincia insomma a dare priorità a quelle robe lì. Però comunque ragazzi, non del tutto, perché devo pensare anche a dei video appunto da editare mentre sono in vacanza. Appunto per questo ragazzi mi ricollega al fatto che ho già registrato dei video, nei prossimi giorni magari ne registro qualcun altro, appunto da spalmare appunto nelle due settimane di agosto, quelle iniziali appunto in cui non ci sono. Vado in vacanza, ma non vi spoilerò niente, perché comunque penso di fare qualche vlog e vedete appunto nel vlog dove andrò. E soprattutto ragazzi, forse, ma dico forse al 90%, andrò in una parte ad incontrare delle persone che ragazzi è troppo bello, vedo per la prima volta, vediamo se le riconoscete nei commenti, scrivetelo e vediamo un po' se azzeccate. Allora ragazzi, comunque in questo Monday With Cipo ho deciso di raccontare un po' i cazzi mia, insomma quello che appunto sto facendo durante le mie giornate. Allora, ultimamente sto prendendo molto la piega dell'attività fisica, infatti ragazzi sto andando a correre molto, questa volta l'ho presa sul serio. Sto andando anche molto in bici, perché appunto sto uscendo con un mio amico, non so, magari ci farò qualche video in futuro, speriamo appunto, anche questo mio amico a volte mi segue e appunto anche a lui farebbe piacere registrare qualche video assieme, si potrebbe fare in un futuro. Comunque appunto stiamo uscendo molto in bici, veramente l'altro giorno, non so se avete visto su Instagram, se non l'avete visto seguitemi mi raccomando, Roberto_Dolphins o Dolphin. Comunque appunto ci hanno fatti 20 km in bici e passa, cioè praticamente mezza Torino. A parte che è anche piacevole, siamo andati di sera, quindi con la freschezza proprio della sera, ma poi anche perché comunque quando ritorni, sì, sei un po' stanco, ti fanno male i muscoli se non sei abituato come me, ma comunque sei soddisfatto perché comunque hai fatto esercizio fisico, sei stato anche bene, ti sei divertito, hai ascoltato anche un po' di musica, quindi direi che ci sta, è tutto quanto molto bello. Poi comunque anche di pomeriggio, se tipo devo andare a studiare da qualche parte, devo andare in centro, devo andare da qualche altra parte, prendo la bici ovviamente. Sto appunto perdendo l'abitudine di prendere il pullman, è una bella abitudine che, guarda, sono felice di aver preso, perché sì, io fino a un annetto fa non avrei mai pensato di prendere questa abitudine, infatti iniziavo a fare una cosa, ma come avete potuto vedere tipo dal diario della salute, dopo neanche un mesetto, ma neanche, la smettevo appunto di fare sta roba qui di diete, esercizio fisico e altro. Infatti appunto oltre all'esercizio fisico sto cercando di insomma bilanciare la dieta, di cercare di mangiare le cose giuste, diciamo molto bello come cosa e boh, speriamo vada avanti. Forse una cosa anche che mi ha convinto è cominciare magari a vedere i video che stanno facendo Ciccio e Joker nei loro canali. Ciccio Gamer non lo seguo tantissimo, magari quando fa appunto questi video lo seguo, però Joker, che magari qualche video lo seguo di più su FIFA, appunto quando mi appaiono questi video li guardo subito e veramente mi fa piacere vedere i loro risultati. Io, diciamo per fortuna per me, non sono nelle loro stesse condizioni, loro stanno molto peggio, io posso ancora cavarmela senza fare nessun intervento ovviamente, quindi appunto vorrei cominciare a vedere anche io dei cambiamenti del mio corpo, magari che ne so, quando si cominceranno a vedere i cambiamenti magari posso anche farci qualche vlog su appunto vari cambiamenti. Intanto comunque per vedere la mia forma fisica non ci vuole tanto, basta andare a vedere tipo i vlog della piscina e già da lì si capisce che non sono proprio un ragazzo con un fisico asciutto, ma comunque appunto che sta provando ad averlo, insomma. Ve lo dico proprio chiaro e tondo, vorrei porvi una scommessa, avere un fisico più o meno asciutto, non dico entro l'anno prossimo, però tipo anche entro quest'inverno, insomma, vorrei avere un fisico asciutto. Beh, ecco questo. Poi ovviamente se uno si porta avanti, nel senso che se io adesso siamo a quasi agosto e io fra tipo che ne so 4-5 mesi riesco ad avere più o meno un fisico asciutto, poi da lì
all'estate mancheranno circa 6 o 7 mesi, ho appunto tutto quel tempo per magari pensare a tonificarmi i muscoli, magari a mettermi un po' di appunto muscoli in tutto il corpo, togliermi delle soddisfazioni in modo appunto da, che ne so, avere entro appunto estate un bel fisico, appunto da andare in spiaggia ed essere, che ne so, contenti, fieri, essere felici. Perché ragazzi, io non vi nascondo che quando vado per esempio in piscina con amici, amiche o anche al mare, beh sì, ovviamente non mi faccio tante paranoie, però diciamo che insomma un po' di, non dico vergogna, però un po' di soggezione ce l'hai, perché appunto, non so, ti piacerebbe essere felice con te stesso, essere normale, a posto, è una cosa che non ci si dovrebbe neanche fregare, però comunque se è una roba personale ragazzi, una roba mentale che comunque non è da poco conto, perché se uno vuole divertirsi deve avere la mente libera e non deve farsi troppe paranoie. Comunque appunto ragazzi, questo è quello che avevo da dirvi dei cazzi miei per questo mondo è cibo. Ma ora ragazzi, direi di passare all'atto delle domande di 2 settimane fa, perché ho saltato una puntata del mondo è cibo, scusate, non aggreditemi, e appunto ora leggiamo le domande. Comunque ragazzi, fa un caldo della madonna, c'ho tutto chiuso perché sennò le luci si sminchiano, mi arrivano riflessi della luce divina che appunto rovinano tutto, quindi è meglio chiudere tutto, accendere sto cazzo di faro che veramente lancia 40.000 gradi Fahrenheit. La prima domanda ci arriva da Ada TV e ci scrive: Monde with Cipo, qual è il tuo sport preferito? Ci giochi ancora o vorresti tornarci a giocare? Allora, il mio sport preferito è il calcio, ci giochi ancora? No. E vorresti tornarci a giocare? Sì ragazzi, ve lo dico, sì, vorrei tornarci a giocare. Io ci giocavo già prima, ho fatto vari ruoli, portiere, difensore, centrocampista, ho variato tantissime cose. Comunque appunto ci tornerei volentieri a giocare, se trovassi una società. Allora, prima mi aggiusto un attimo col fisico anche per tornare bene a correre in campo. E sì, ci giocherei volentieri, trovassi la società ovviamente, perché comunque ragazzi è difficile trovare una società in cui appunto puoi integrarti a 17-18 anni, magari esistono, perché comunque penso che le squadre a quest'età siano già belle formate. Io quando ho iniziato a giocare avevo 8-9 anni, quindi la squadra non ho avuto problemi a trovarla, ma magari ci proverò quest'anno, prossimo anno, non so quando potrò, insomma. Anche perché comunque ragazzi è comunque attività fisica, mi ci sto in fissa e penso che mi divertirei di più a giocare a calcio che ad andare a correre o ad andare in bici. La seconda domanda ci arriva da Calzo che si scrive: Monde with Cipo, prima di vedere questo video ne sto facendo una per una persona che poi mi pagherà, solo che non avevo tanta voglia di continuare col montaggio. Cioè, io ti ho fatto perdere la voglia di lavorare? Faccio questo effetto seriously? Poi ho visto le tue magliette e ho cominciato a montare come se non ci fosse un domani. Ok, grazie a questo magico potere delle magliette mozzarellone, tu che stai guardando questo video potrai continuare a lavorare. Quindi chiamo subito il numero in sovraimpressione per comprarle, 50% di sconto solo per oggi, mi raccomando, solo per oggi e anche per gli altri giorni, ma non ditelo, non ditelo. Insomma, i soldi per i vestiti mozzarellosi mica si guadagnano da soli, mi sembra ovvio. Comunque, cosa pensano i tuoi parents dei video che fai? Grande Cipus. Allora, penso che con parents intenda i genitori. Comunque io, vabbè, ti parlerò di genitori e, vabbè, parenti in generale. Allora, per quanto riguarda i genitori, allora, loro non conoscono tanto il mondo del web e YouTube in generale, quindi magari sì, lo sanno che faccio video, questo penso di sì. Mamma, sai che faccio video su YouTube? Ma vai a lavorare, cretino! Sì, lo sa. Comunque, vabbè, a parte gli scherzi, sì, lo sanno che faccio video su YouTube, solo che appunto non hanno una gran ben chiara idea di cosa faccio, insomma. Vabbè, comunque l'importante è che mi diverta, loro sanno che mi diverto e questo appunto è fondamentale. Mentre per quanto riguarda i miei parenti, anche loro sanno che faccio video. Magari c'è qualche parente che mi segue di più, qualche parente che mi segue di meno, qualche parente che non mi segue proprio. Penso che appunto gli faccia piacere che io mi diverta. E comunque grazie Calzo per la domanda, grazie bro. Ultima domanda è di Formatolandia che ci scrive: Monde with Cipo. 1. Quali sono i tuoi prossimi acquisti videoludici che hai in programma? 2. Hai in mente qualche serie di gameplay da portare sul canale? 3. Sei fidanzato?
PS sia un grande, continua così. Allora, i miei prossimi acquisti videoludici penso siano uno al 100%, o forse un po' di meno, che Call of Duty World at War 2. Vabbè, il Call of Duty sulla Seconda Guerra Mondiale, che appunto mi piacerebbe veramente giocarlo. Io ho giocato tanto a World at War, quello lì che è uscito un bel po' di anni fa. Appunto, giocare a questa nuova versione, che non è un secondo capitolo, però comunque un nuovo gioco sulla Seconda Guerra Mondiale di Call of Duty, appunto, su New Gen, su PlayStation 4. Veramente mi farebbe molto piacere giocarci, e appunto se qualche amico magari se lo comprerà e appunto decidiamo magari di comprarlo, si può fare, perché Call of Duty, ragazzi, è da giocare in compagnia, da giocare da soli è veramente bruttissimo. Esperienza personale con Black Ops 3, che l'ho comprato, alla fine ci ho giocato veramente pochissimo. Seconda domanda: hai in mente qualche serie di gameplay da portare sul canale? Per ora solamente gameplay appunto su FIFA, ho registrato anche qualche video su Minecraft, però magari in futuro, se magari compro anche qualche altro gioco che per adesso non è in programma, si può fare. A PS, un altro gioco che ho appunto in programma di comprare è FIFA 18, sempre se lo troverò in sconto. Terza e ultima domanda: sei fidanzato? No, non sono fidanzato. Però ragazzi, vi prometto che in un futuro ci sarà la ragazza, ci farò un video, diventerà la mozzarellona del canale, così almeno, ragazzi, potrò fare anch'io le views su YouTube facendo vlog con la mia ragazza. O magari potrei fare un clickbait come Tony. Ciao Tony, ti voglio bene. Però ragazzi, diciamo che dare ad una ragazza il nome di mozzarellona non è il giusto modo per appunto conquistarla, però dettagli. E che dire ragazzi, se questo video vi è piaciuto vi lasciate un bel pollice su, un commentone e tante bellissime cose. Scrivetemi qui sotto nei commenti domande, qualcosa che farò magari in un modo cupo in futuro con tutte le domande che riceverò, magari con solo domande, non lo so. Comunque ragazzi, che dire, ci vediamo al prossimo video, bye bye.